Allora, metterei Jotaro! Yo! Jotaro! Sì, penso di averli fatti tutti anch'io, ma sicuramente qualcuno l'ho lasciato indietro. Quindi ci tornerò tra poco. Allora, centro Pokémon, curiamoci. Vediamo se almeno a questo market hanno le pozioni. Mamma mia, il level design della prima generazione! Le quality, scherzi. Ma vaffanculo! Un po' di iperpozioni, almeno 30, che qua cominciamo a non andare più d'accordo. E 5 revive. Buono. Adesso andiamo alla zona safari. Non devo mai velocizzare. A parte in questo momento. Vai, catturiamo Parasect e lo chiamiamo Paok. Lo chiamiamo Paok Waifu. Cioè, poi tu parli di Malna, però sei il primo a dire che ti piacciono i funghi allucinogeni. Sta zitto, che sono Billy. Proton Forest Door. Nidoran femmina, no grazie. Ho preso Pinsir! Cubone! Cubone! Stai lì fermo, ti devo prendere. Non hai capito, io ho preso Pinsir! Stai zitto. Lo chiamo Avon, lo porto in squadra, ma... Fanculo al mondo! Cagare nella prima generazione! Oddio, è vero. Vabbè, questo almeno qui... un Pinsir che si chiama Avon. A proposito di Avon, questo qui si chiama Marowaka Waka. Marowaka. È un Marowaka perché non ci sta. Cos'è? Apparteneva al team di Zamminammina e... Exeg cute. Di carino io non ci vedo niente. Però... Vado a sfidare il... Tra l'altro... Il ninja. Dimmi. Tra l'altro i Nostalgifag... ma i Pokémon di adesso non hanno senso. Ah, delle uova invece sono molto più senso. Kangaskhan. Ma tu guardi quelli più brutti. No, minchia, lo sto dicendo in ogni episodio e non va bene. Cosa ne pensi dei giocolieri? Cacca. Ok. Oh Noes, ho trovato la stanza segreta. Finalmente anche Blastoise può sentirsi utile. Tra l'altro, tra i tre, nella prima generazione è il più pacco. Dai, mi sono dimenticato di prendere i denti d'oro. Per poco. Sei un geniaccio del male. Allora, via Fire Emblem e prendiamo... Come Fire Emblem, scusa? Awakening. Ah, ma te ne vai? No. Bene, adesso andiamo nella più meglio palestra di tutte. In senso molto ironico, vero? Cosa ne pensi dei muri invisibili? Molto Dark Souls. Kagebushi no Jutsu! No, capito... Ma questo qui è una squadra di 3 Venonat. Forte. Li mando contro Bebbo allora. Oh no, sono contro Pokémon XXX e ho perso. Yeah. Vai, Joseph! Oltre perché gli ho mandato Joseph? Pensavo fosse Jotaro. Mi sto facendo massacrare tutti a caso, quindi non è proprio il caso di farlo. Ok. Siamo seri per 2 secondi. Ok, sono passati 2 secondi, non sono più seri. Ah, che burlone! Insegnami a essere Avon come te. Tanti drausi. Aspetta, ma l'ha cambiato? Sì. Vabbè, vabbè. Sì, continua a cambiarlo. Forte. Dovrei andare da Blaine. Io ho fatto. Vado da Blaine. No, ma non starei correndo un po' tanto. Stai un po' ad allenarti. Sì, c'è su sul percorso adesso. Ah, è vero. No, ci siamo persi il giusto percorso. Senti, vabbè, dopo andiamo al percorso a destra dopo aver battuto Koga, no? Esatto. Più giù! Merda, Ipno è un bel problema. Mi ha disabilitato azione. Addirittura. Forte. Beh, giustamente, i Sandslash in questa palestra c'entrano. Beh, finché si parla di arti ninja, Sandslash è logicamente collegato ad esse, no? Sì. Oh, dimostra il contrario. Tu puoi dimostrare
il contrario. Il contrario del contrario? Esatto. E tu potessi dimostrare il contrario del contrario del contrario? Sì, hai ragione. Perfetto. È vero, la squadra di Venonat. Tra i Venonat e un Venomot al 50. Forte. Ma ti fa veleno in polvere, Flavio. Non ha ah, e poi tipo psicoraggio forse, ma ti toglie niente. Wow, psichico mi ha tolto 20 PS. Abbiamo fatto più male con Double Hit. Cosa? Venonat. Mio Dio. Forte Venomot. Ce la parliamo di fra. Ma che cazzo dici che ha? Ma non ci credo. Cosa? Addio. Ha fallito volo, ma dico. Solo tu sei così sfigato. Niente, come cazzo faccio se mi fallisce le mosse? Ah, ma perché avrà usato doppio team? Sono stupido. Sì, sto sprecando le iperpozioni a caso, ma frega niente. Cazzo, sto schermo mi spappola gli occhi. Ho trovato una caramella rara. Gli ho crittato con volo, sto stronzo. Allora, forse è il caso. Dove cazzo sono finito, tra l'altro? Tentacolo. Sheldero, Sheldero, Polnareff. Qui chi c'è? Chi c'è? Chi? Oh, c'è Nishu? Sei Pabukaki Drento? Aspetta un momento. Dogs. Aspetta un momento, questo qui è il giochino di Pikachu. Quale giochino di Pikachu? Eh sì, questa qui è la casetta del giochino di Surf Pikachu. Allora, che dici? Facciamo il percorso in parte? Io lo sto già facendo. Ti conviene anche perché è una bella fonte di allenamento. Già, allora devo allenare Jotaro e Joseph, che sono quelli indietro. E nulla, cosa dire, che finalmente siamo già alla settima palestra? Dobbiamo fare la settima? Sì, siamo quasi alla settima palestra, quindi direi che al prossimo episodio, anzi prossimi due, visto che ne registriamo a due, facciamo tutte e due le palestre. E ci avviamo verso via Vittoria? Esatto, avremo ancora 4 episodi. Probabilmente facciamo 2 episodi per settima, ottava palestra e magari anche parte della via Vittoria e uno unico per la Lega. Sì, sicuramente uno unico per la Lega, quindi non più di 4 episodi, anzi forse se riusciamo anche 3. Così esatto. Ci togliamo dalle palle questo let's play, visto che comunque abbiamo notato che vi piace il formato e era anche un esperimento in realtà. Ho preso la prima cazzata a caso e ho detto facciamo sta roba e vediamo se alla gente piace, magari facciamo altro poi. Quindi finiamo giallo e poi cominciamo un nuovo Mr. ZFGR Plays. Esatto. E dipenderà anche da quello che avete scelto al sondaggio. Quindi ciao.